Lo sappiamo, anche voi siete in fervente attesa del nuovo capitolo per Nintendo Switch della serie Animal Crossing. Ma anche se New Horizons e il 20 marzo 2020 si avvicinano rapidamente, c'è ancora tempo per raccontare la storia del franchise. Dopo esserci occupati della serie principale, ecco quindi qualche curiosità sui pochi e recenti spin-off pubblicati sulle varie console della grande N. Cominciamo con un videogioco della serie che tutto sommato ha fatto un gran bene al franchise degli animaletti Nintendo. Animal Crossing Happy Home Designer, un titolo appartenente a un genere un po' particolare che a noi piace chiamare simulatore di arredamento, uscito in esclusiva su Nintendo 3DS nel corso del 2015. Di fatto si tratta di un Animal Crossing atipico, cui l'obiettivo è arredare le abitazioni dei propri abitanti preferiti e anche di quelli che non ci piacciono particolarmente. Il protagonista, infatti, è un dipendente dell'agenzia immobiliare di Tom Nook e, affiancato da Casimira, ha il compito di curare gli ambienti interni ed esterni delle abitazioni dei singoli personaggi della serie. I collegamenti con Animal Crossing New Leaf sono comunque evidenti, a partire dal mondo e dal motore di gioco fino ad arrivare alla stessa agenzia di Tom Nook. 2. I motivi che lo rendono importante. Il primo è legato alla commercializzazione delle carte Amiibo e degli Amiibo stessi, ovvero le statuine Nintendo. La copia del gioco era venduta anche insieme a un lettore NFC da collegare alle varie console della famiglia Nintendo 3DS, che prima dell'avvento dei modelli New erano sprovviste del sensore. Con le carte si potevano poi sbloccare nuove abitazioni da arredare all'interno del gioco e i pacchetti venivano venduti nei negozi per formare una ricca e costosa collezione. Il secondo motivo è che, presentandosi come dettagliatissimo editor di arredamento, ha fornito un meccanismo raffinato ripreso da Animal Crossing Pocket Camp e che probabilmente tornerà anche in New Horizons per modificare le case. Happy Home Designer è stato accolto in modo altalenante, ma rimane uno degli episodi spin-off della serie più riusciti, anche perché per la prima volta ha reso possibile occuparsi dell'esterno e del giardino, una cosa che non era possibile fare nemmeno in New Leaf. Animal Crossing Amiibo Festival ha tanti elementi in comune con Happy Home Designer, eppure il party game uscito su Wii U nel 2015 viene considerato come una specie di calamità nella storia della serie. Già, perché l'idea di venderlo a prezzo pieno, seppur con due Amiibo inclusi nella confezione, non era di per sé già particolarmente felice. In più, in un party game a tema Animal Crossing senza grossi elementi distintivi e impossibile da giocare senza Amiibo, semplicemente aveva poche possibilità di avere successo. Il fatto che il prezzo scese rapidamente già nei mesi successivi al lancio rende bene l'idea dell'accoglienza riservatagli, probabilmente meritata. In pratica era un gioco che serviva solo a spingere le vendite degli Amiibo della serie Animal Crossing, e alla fine fallì anche in questo. Insomma, Amiibo Festival non aveva niente di che da offrire ai giocatori, che quindi decisero di farne a meno. Al contrario di Amiibo Festival, Animal Crossing Pocket Camp è stato un momento importantissimo per il franchise degli animaletti Nintendo. Al di là della sua offerta contenutistica, l'esordio su dispositivi Android e iOS ha saputo offrire un punto di snodo rilevante, convogliando le sperimentazioni dell'editor di Happy Home Designer su meccaniche completamente inedite. Il crafting, ad esempio, è stato introdotto qui e tornerà in New Horizons sicuramente potenziato. Non si tratta dell'unico primato vantato da Animal Crossing e Pocket Camp in realtà. Ci limitiamo qui a segnalare che l'arrivo degli eventi a tema e stagionali del gioco mobile sarà ripreso anche nel capitolo Switch per i contenuti post-lancio, e che Pocket Camp ha accolto anche partnership con altri franchise e titoli della grande N, come Super Mario, o di altri marchi importanti come Sanrio ed Hello Kitty. Questi erano gli spin-off della serie Animal Crossing, li avete provati tutti? E qual è stato il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.